Buon pomeriggio a tutti ragazzi, bentrovati. Io sono Deuci e vorrei insieme a voi oggi fare una delle prime tre sfide in modalità eroico per quello che riguarda il Molten Core. Allora, sbustando carte di recente, anche grazie all'arrivo di Hearthstone sul telefono, che ti permette di avere una busta classica gratis come regalo, mi è tornata alla mente una carta che penso sia vittoria automatica, quindi GG contro Gar, che vi ricordo fa un danno a tutti i servitori a costo 1. Questa carta è Mass Dispel, non so se ve la ricordate. Allora, adesso dovrebbe arrivare, eccolo qua. Ta-ta-ta, aggiorniamo il tutto. Voilà, eccolo a voi. Allora, lui ha ovviamente 7 creature in campo. Ovviamente questo non ci piace. E andiamo a prendere Mass Dispel. Quindi lui ha 45 di vita, ovviamente, beh, perché non ci facciamo mai mancare niente. Le sue creature sono sempre degli 0-5 che fanno 3 danni al nostro al suo avversario, quindi a noi, per ogni altra creatura che si chiama come questa morta nello stesso turno. Il che vuol dire che il nostro caro amico Che il nostro caro amico ci fa esattamente 21 danni ciascuno. Ok? 21 danni cada uno. E che sapete è un piccolo problema. Ma con Mass Dispel noi riusciremo a silenziare tutti i suoi nemici, i suoi servitori in un colpo solo e anche pescare una carta. In più è una carta inutile, quindi è bello vincere con le carte inutili. Voilà. See that you don't explode. You still have an elemental lord to banish. The damned stand ready. Esechiamo la nostra mano. Come potete vedere, Magma Pulse non ci fa un danno. Volcanic Lumberer. Ok, quello fa abbastanza male, devo dire. Ma noi abbiamo questa che ci può salvare. Quindi ci curiamo e attacchiamo. Magma Pulse, bla bla bla. Rock Out. Gioca 3 Fire Sworn e ha Overload. Ok. Guarda, guarda che spettacolo. Lava Shock. Ok, buono. Buono. Buono, buono, buono. Molto buono. Allora, a codesto punto, Inner Fire su questo non glielo toglie nessuno. Distruggiamo quello. Peschiamo. Power Wall Shield è una gran bella cosa. Attacchiamo assolutamente. Power Wall Shield su di lei perché altrimenti potrebbe distruggercelo, come già è successo. E quindi passiamo il turno. Thorisan fa il suo sporco lavoro. Magma Pulse, ok, non ci fa grossi danni. Ok,
questo è già più un problema. Qui diventa un 8-8, bla bla bla. Ok, quindi distruggiamo quello. Laito di Naru. Così andiamo a pescare anche una bella carta. Lightwell. Perfetto. Ci curiamo, perché tanto non sapremo cosa fare altrimenti. Stoneskir Gargoyle, Dark Otis. Andiamo avanti con tutto. Magma Pulse, Fire Elemental. Ok. Lava Shock. Ottimo, direi. Allora, a questo punto, a noi serve Mass Dispel, anche se potremmo aspettare un altro turno a dire il vero. Potremmo aspettare un altro turno a dire il vero, quindi noi curiamo lui. My fate is sealed. Andiamo per la faccia con tutto, ci giochiamo un altro Lightwell e poi aspettiamo. Earth Elemental, ok. Ok, molto bene. A questo punto si potrebbe giocare anche il Light Bomb. Che secondo me ha fatto il suo porco lavoro. Then peschiamo una carta. Questo distruggiamo. Zombie ciao. E ci curiamo. Ok. Molto bene, è la carta che ci serviva. Della fiamma, ok, non è un grossissimo problema. Très bien, mon ami, très bien. Questo non importa che lo curiamo, perché ovviamente verrebbe distrutto il prossimo turno. No, quel coso ha rotto un pochino le scatole. Questa è una gran top deck, in effetti. Ok. E andiamo a vincere, direi. Forza, Bomber. 1-2. Ah, peccato. 5. Va bene. Comunque sì, abbiamo vinto. E anche abbastanza clamorosamente. Boom, baby! E anche Gar è andato. Ottimo. Quindi direi che vi saluto per il momento e ci rivediamo al prossimo video qui su questo canale. Ciao a tutti ragazzi e buona serata.